La Madonna. Questa non è solo una storia. Questo è il nostro futuro. Ciao Daniel! Com'è? Mi chiamo Connor! Come sai il mio nome? So molte cose su di te! Sono qui per aiutarti! Io non voglio morire! Non stai per morire, faremo una chiacchierata. C'è scritto software instabile. Era davvero malconcio, non ricordo cosa gli era successo. Ah, un'auto. Incidente stupido. Mi chiamo Kara. Ehi gente, abbiamo una di quelle lattine. Se lo danneggiate dovrò sanzionarvi. Non ci sei stata per 2 settimane, c'è un casino. Devi pulire casa, fare le lavatrici, cucinare e occuparti della... Lei Alice, occupati di lei. Compiti, bagno, tutte quelle cazzate. Non mi dica. Kara dice che hai scelto tu il mio nome. Kara, è bello. Come l'hai scelto? Ma percorso sbloccato. Ah, mi ha dato una chiave. Ah. In teoria, da quello che ho... È stato Todd? Dillo che mi odi! Ma no, sto qua è pazzo. Dio, che sto facendo? Ok, sempre il 5 novembre, tutto è inventato il 5 novembre. Qua. Ok, siamo Marcus adesso. Va che bella villona. Stai tornando a casa, Marcus. Ok, deposita il pacco. Che c'è un pacco? E comunque, salve a tutti ragazzi, io sono Philip e oggi siamo tornati nel secondo episodio di Detroit Become Human, signori. E niente, cos'è che devo fare? Occupati di Carl, sveglia Carl di sopra, ok. Ah, ok, questa è la camera, sono andato completamente a caso. Tira le tende. Alzati, vecchio. Buongiorno, Carla. Giorno. Sono le 10. Ci sono nuvole sparse e 12 gradi. 80% di umidità con probabili precipitazioni nel pomeriggio. Una splendida giornata da passare a letto. Poco penso che io. Sono passato a prendere i colori che hai ordinato. Sì, l'avevo dimenticato. È la differenza. Eh no, è un pittore sto qua, è vero, Marcus. Le medicine. Non dimentichi mai niente. E lui si è dimenticato i colori. Carl. No. Carl. Ti ringrazio. Ho appena aperto gli occhi e già devo stringere i denti. Se ce li hai. Gli umani sono macchine così fragili. Si rompono in fretta. Tutti questi sforzi per farle funzionare. Ehi. I tuoi vestiti? Non è niente. Un paio di contestatori in strada, Carla. Che bastardi! Che branco di idioti. Pensano di poter fermare il progresso malmenando qualche androide. Spero non ti abbiano fatto male. Oh, no, no. Mi hanno solo spintonato, Carla. Sto bene. Ok. Ti porto in bagno adesso. Ok, devo tenere premuto sempre. Ok, in bagno. Oddio, gli deve fare il bidet. Per fortuna che non fanno vedere. Ok, un po' macabro col gatto, eh. Ok. Cosa devo fare adesso? Porta Carla al tavolo del giorno. Qualcosa di speciale in agenda oggi?
Sì, l'inaugurazione della tua retrospettiva al Museo d'Arte Moderna. Il direttore ha lasciato ben 4 messaggi per confermare la tua presenza. Non ho ancora deciso. Ne parliamo più tardi. Ok. Altro? Le solite email dei fan. Ho già risposto io. Però... Hai notizie, bella veloce. No, Carl. Posso chiamarlo se vuoi? No. Prendilo. No, lascia stare. Ah, a differenza di quello di Cara, Marcus... Marcus. Carl tratta Marcus come se fosse una persona. Cioè, molto differente da Todd. E quello lì mi sta sulle balle, una roba assurda, voi non avete idea. Ok, allora, ciappa tutto. Ecco qua la colazione, sono 50 euro. Grazie, Marcus. Televisione. Ah, quel comando vocale, è tipo quel comando vocale. Trova qualcosa da fare mentre faccio colazione. Certo. Ok, Carl. Ok, devo trovarmi qualcosa da fare. Cosa posso fare? Ok, allora, vediamo. La madonna, quante robe. Ragazzi, adesso vi farò vedere. Ah, ok, allora, c'è un pianoforte, così. Voglio vedere se sono... sono Mozart. Vediamo se sono Mozart. Devo vedere se sono Mozart, dai! Veloce! Ok, com'è che si fa? Allora, malinconica, speranzosa, intima, enigmatica. Ma sì, dai, facciamo la speranzosa così, dai. La mattina. Ok. Ok. Ragazzi... Più veloce tocco il touchpad, più va veloce lui. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ragazzi, Mozart può accompagnare solo. Mozart può accompagnare solo. Ma lui ha finito già di fare colazione oppure no? Grazie, 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 molte grazie. Finito così? È cambiato il tuo modo di suonare. A volte penso che tu abbia più umanità di molti umani. Grazie, caro. Grazie, caro. Un giorno non potrò più prendermi cura di te. Dovrai proteggerti da solo e fare le tue scelte. Decidere chi sei e chi vuoi diventare. A questo mondo non piace chi è diverso, Marcus. Non permettere a nessuno di decidere chi sei. Andiamo nello studio. Ok, andiamo nello studio. Grazie comunque. Lo so, sono bravo. Uno stato molto bravo, intenso. Canzone piena di significato. In realtà che non so neanch'io, però ok. E
E la Madonna, ma che roba devi fare? Dove eravamo rimasti? Togli il lenzuolo. E la Madonna, ma che razza di quadri fa sto qua? Ah, è una testa. È il corpo di uno. Cos'è che devo fare? Pulisci lo studio, ok. Qua vedo già qualcosa da fare. Ecco, ogni cosa che faccio finisco sempre col pulire le robe. Cioè, attendi nuove istruzioni, ok. Basta, si è stufato. Allora, il tuo verdetto, Marcus? E là. Sì, c'è qualcosa di sfuggente. Qualcosa che non riesco a definire. Credo che mi piaccia. La verità è che non ho più niente da dire. Ogni giorno che passa mi porta più vicino alla fine. Sono solo un vecchio aggrappato ai suoi pennelli. Carl. Ma basta parlare di me. Vediamo se tu hai talento. Cosa? Provaci. Prova a dipingere. Ah, devo provare a dipingere. Dipingere? Ma che cosa? Quello che vuoi. Dai, provaci. Ok, adesso siamo passati da Mozart a Picasso. Adesso. Ok, allora trovo un oggetto da dipingere. La statua inquietante, facciamo la scrivania, toh. Ragazzuoli, Pablo Picasso me fa una pip. È una copia perfetta della realtà. Ma dipingere non è replicare il mondo, è interpretarlo, migliorarlo, mostrare qualcosa che tu vedi. Carl, io non posso, non sono programmato per questo. Coraggio, su, prova, prendi quella tela. Fai una cosa per me, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Fidati. Prova a immaginare qualcosa che non esiste, qualcosa che non hai mai visto. Ora concentrati su come ti fa sentire e lascia che la mano scivoli sulla tela. Allora, identità. Dubbi, dai. Pablo Picasso mi fa una pippa. Oh mio Dio. Io sto drogato. Ehi, Pan. Leo. Ah. Non ti ho sentito entrare. Ero in zona e ho fatto un salto. È passato un po' di tempo, eh? Stai bene? Non sembri in forma. Oh, sì, sì, sto bene. Beh, certo. Ehi, senti, mi servono dei soldi, Pa. Ancora? E quelli che ti avevo appena dato? Beh, sai, finiscono e basta, no? Cioè, ti stai facendo ancora, vero? Ho tirato a casa dicendo che ero drogato. Ti giuro, non è per quello. Sì, non mentirmi, Leo. Ma che differenza fa? Ho bisogno di soldi, tutto qui. Mi spiace. La risposta è no. Cosa? Perché? Lo sai perché. Certo, certo, so perché. Preferisci occuparti del tuo pupazzo invece che di tuo figlio, eh? Dimmi, ma cos'ha lui più di me? È intelligente. È non si droga. E non come me, vero? Ma sai una cosa? Questo coso non è tuo figlio.
È una cazzo di macchina! Leo, ora basta! Basta! Non ti frega di niente, solo di te stessi e dei tuoi quadri del cazzo! Non vuoi bene a nessuno, non vuoi bene a me, pa! Non mi vuoi bene. Meno Bamba! Ok, qua dov'è che siamo? Boh. Ah, Connor, capisco subito dalla moneta che è Connor. No cani, non androidi. Sì, beh, anche dalla giacca si capisce che è lui. Trova il tenente Anderson. E chi è? Boh. Eccolo! Beh, mi sembrava un po' diverso dalla foto, sinceramente, eh. Tenente Anderson, mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyberlife. L'ho cercata in centrale, ma nessuno sapeva nulla. Dicevano che forse era andato a bere qualcosa. Per fortuna, Pinto Bar l'ho trovata. Cosa vuoi? Le hanno assegnato un caso, oggi pomeriggio. Un omicidio. Un androide della Cyberlife. Mi scusi, cazzo, tenente, ma devo insistere. Le mie istruzioni mi obbligano ad accompagnarla. Sai dove te le puoi ficcare le tue istruzioni? No. Beh, insisti, avrei fatto anch'io. Dove? Su per il culo, te lo dico. Lascia io. Stare. Su per il culo, ecco dove. Comprensivo, dai. Posso capire che alcuni si trovino a disagio in presenza di androidi. Ma non io non sono per niente a disagio. Levati dalle palle prima che ti schiacci come una lattina. Aspetta fuori. Offri, dai, offri un drink. Facciamo così. L'ultimo lo offro io. Che ne dice? Barista, un altro per favore. Offri un drink, così. Visto c'è in alta tecnologia, fallo doppio. Alla salute. Hai detto omicidio. Ok. Aspetta qui. Ci metto un attimo. Diplomatico. Ho il dovere di accompagnarla sulla scena del crimine, tenente. Senti, non mi frega un cazzo dei tuoi doveri. Ti ho già detto di aspettare. Perciò sta zitto e aspetta qui. Ordini contraddittori. Selezione priorità. Ah, beh. Direttiva primaria, infatti gli androidi sono così. Può confermare che si tratta di omicidio? Non confermo un bel niente. Io confermo che ha bevuto. Sì, sì, lo confermo. Gli androidi non possono proseguire oltre. Lui è con me. Quale parte di resta in macchina non capisci? I suoi ordini contraddicono le mie istruzioni. Non dici niente, non tocchi niente e non mi rompi le palle, intesi? Certo. Buonasera, Hank. Pensavamo che non ti saresti più fatto vivo. Il piano era quello, poi è sbucato lo stronzo. Quindi ti sei preso un androide, eh? Oh, divertente, dimmi che è successo. Ci ha chiamato il proprietario verso le 8. Scusare, uno va bene per cambiare visuale, secondo me ci deve stare. Cambia visuale, altrimenti non riesco ad entrare. Ha trovato il corpo. Entra, dai, sei in mezzo alle balle. Che puzza! Prima di aprire le finestre era ancora peggio. Il nome della vittima è Carlos Ascolto Ortiz. Ascolto il briefing. Ha precedenti per furto e aggressione. Ok, allora, prove. Tenente, ho capito cos'è successo. Ah sì? Spara, sono tutto orecchi. Tutto è iniziato
Fine. Ci sono segni di colluttazione. La domanda è: cosa è successo? Che probabilmente la parte prima dell'indizio è stata tagliata, probabilmente, perché adesso qua si riassume tutto. Con la mazza. Ah. Questo corrisponde ai rilievi. Continua. Ok. L'androide ha pugnalato la vittima. Avrebbe pugnalato la vittima. Avrebbe provato a difendersi, giusto? E poi che è successo? E la vittima è scappata. Soggiorno. In soggiorno. E ha provato a fuggire dall'androide. Sì, ha senso. L'androide ha ucciso la vittima. Con il coltello. Con il coltello. Ok. La tua ricostruzione non è malaccio. Ma non ci dice dove è finito l'androide. La mazza lo ha danneggiato. E ha perso del Tyrium. Ha perso cosa? Tyrium. Lo chiamate sangue blu. Il fluido che nutre i biocomponenti di un androide. Evapora dopo qualche ora e risulta invisibile all'occhio umano. Ah, e scommetto che tu riesci a vederlo, vero? Esatto. Già. Cerca le tracce di sangue blu. Ok, perfetto, scansiona. No, ragazzi, probabilmente non sto parlando molto in certi punti perché... cioè, vi lascio godere tutti a pieno perché sto gioco, ripeto, è bellissimo. Bellissimo, come Beyond, che vi dico sempre di supportare anche quella serie. Allora, qua... ma c'è del sangue che va lì. Allora, non credo che abbia fatto molto in cucina. Io provo a seguire questo. Ok, guardiamo qua. Hanno usato una scala. Cioè, come fa? Ah, beh, sì, c'è l'impronte. Proviamo... delle scope. Le tracce portano in soffitta. Cazzo. Trova qualcosa per arrampicarti. Ok. Ehi, 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 cosa fai con quella sedia? Provvedo a verificare. Verifica, sì. Ok. Ispeziona la soffitta. Va bene. C'è qualcosa? No, non credo che sia subito lì dietro, sarebbe troppo facile. Un manichino in soffitta? Ma che problemi mentali aveva quello, la vittima? Che razza di problemi mentali aveva? T'ho visto, bastardo. L'ho visto, bastardo. Dai. Veloce. È andato di qua di sicuro. Lo so, è andato di qua. Eccolo. Deviante individuato, ok. E ora? Mi stavo solo difendendo. Sì, beh, effettivamente hai ragione. Mi avrebbe ucciso. Ti scongiuro. Non dirglielo. Beh, dai, io direi che potrebbe anche fare a meno di dirglielo. Ma che cazzo sta succedendo? Potrebbe anche fare a meno di dirglielo, secondo me. Qui, tenente! Ecco, l'ha detto. Chris, ecco, ragazzi. Venite immediatamente.
esattamente qui. Secondo me, Connor è un po' il cattivo in questo gioco. Non so, magari sto un po' sparando, magari. Però secondo me è il cattivo. E la madonna, guardate quante robe che abbiamo fatto. Ma sapete che c'è? Io penso di concludere qui questo episodio. Se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento e un mi piace. Supportate, mi raccomando, supportate questa serie, che è un'altra serie molto bella. E... se scrivete su Instagram philip-deathbot mi trovate. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e noi ci rivediamo sempre qui con moi. E alla prossima, bella ragazzi!